La Polizia di Stato ha concluso anche ad Arezzo l'operazione Safety Card, che ha coinvolto tutto il territorio nazionale per contrastare il fenomeno dei furti e delle rapine nei confronti di auto, motoveicoli ed autocarri. L'operazione della Polizia di Stato è stata coordinata dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine e si è sviluppata in 3 giornate consecutive. Per quanto riguarda la provincia di Arezzo, i servizi attuati nelle 3 giornate tra il 20 e il 23 giugno ha visto impegnati 42 equipaggi della Polizia di Stato appartenenti alla Questura, al Reparto Prevenzione Crimine Toscana, alla Polizia Stradale e alla Polizia Ferroviaria. Sono stati controllati con sistema automatizzato Mercurio 890 veicoli e 116 con sistema Scout Nav in dotazione alle pattuglie della Polizia Stradale, mentre con le procedure ordinarie sono stati verificati 366 veicoli, 155 sono state le persone identificate e controllate. Le operazioni si sono svolte nei luoghi della provincia dove in passato si erano registrati fenomeni di furto di autoveicoli oppure in zone dove vengono solitamente abbandonati o parcheggiati veicoli gobati come parcheggi defilati, aree di sosta nei pressi di scali ferroviari, siti di minore importanza sotto il profilo del flusso pedonale e veicolare. L'operazione si è svolta anche grazie alla disponibilità di oltre 400 tablet in dotazione alle questure con un'affidabilità dell'esattezza della lettura della targa superiore al 90%.